Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. Sono genitori di 21 bambini e dopo aver deciso che non avrebbero avuto più annunciano che è incinta. In tutte le culture, crescere i figli è una delle cose più gratificanti per gli esseri umani. A quanto pare una donna britannica l'ha preso alla lettera, perché ha trascorso la maggior parte della sua vita incinta. E in questo momento aspetta il figlio numero 22. Sue Radford, 44 anni, e suo marito Noel, 48 anni, vivono a Morecambe, nel Lancashire. Si sono conosciuti molto giovani. All'età di 14 anni Sue ha avuto la sua prima gravidanza. Da lì, la coppia fertile non si è fermata. Sue Radford e Noel. Ad oggi hanno 21 figli, e ne stanno aspettando un altro. Sono diventati la famiglia più numerosa in Gran Bretagna. La coppia ha dato la notizia che Sue aspetta un nuovo bambino sul proprio canale YouTube The Radford Family, dove hanno 100.000 abbonati. Sto per arrivare alla 15ª settimana di gravidanza. Presto conosceremo il sesso, ha detto la madre. I follower del canale sono rimasti piacevolmente sorpresi perché la coppia che quotidianamente condivide le proprie esperienze familiari sui social, aveva detto che non avrebbero più avuto figli. Sono una famiglia molto unita. Non era la prima volta che cambiavano idea. Quando ebbero il figlio numero 9 Noel si sottopose a vasectomia. Ma dopo un po' hanno deciso di invertirlo per averne di più. Vorrei avere un maschio, perché l'anno scorso ho avuto una femmina. Quindi sarebbero 11 di ogni sesso, ha detto la madre. Questo l'elenco dei familiari della popolare coppia, Cherise, 30 anni, Sofia, 25, Chloe, 23 anni, Jack, 22 anni, Daniele, 20, Luca, 18 anni, Millie, 17 anni, Katia, 16 anni, Giacomo, 15, Ellie, 14 anni, Aimé, 13, Giosuè, 12 anni, Massimo, 11, Tilly, 9, Oscar, 7, Casper, 6, Allie, 3, Febe, 2, Archie, 18 mesi e Bonnie, 8 mesi. Sono già nonni, di Daisy, 6 mesi, April, 4, e Leo, 2. Questi sono i figli del maggiore, Cherise e Sophie, che si sono trasferiti e hanno fondato le loro famiglie. Noel possiede una panetteria ed è stato in grado di acquistare una casa con 10 camere da letto in cui vivono dal 2004. Tuttavia, riconoscono che sostenere così tanti bambini ha un costo enorme. Lo stipendio del padre è di $220 a settimana, ma spendono circa $455 a settimana per sfamare l'intera famiglia. Per questo motivo ricevono dal governo britannico $220 come sostegno ai bambini. Quando si tratta di attività domestiche quotidiane, di solito trascorrono più di 3 ore a pulire la casa e a lavare quantità di vestiti di tutte le taglie. Per citare solo alcune curiosità sul loro consumo, i Radford usano 18 litri di latte al giorno, 4 rotoli di carta igienica e 3 scatole di cereali. I 10 uomini e le 11 donne della famiglia attendono con ansia l'arrivo del loro nuovo fratello, previsto per aprile 2020, a 30 anni dalla nascita del primo. Che tutto vada bene per questa grande e unita famiglia. A quanto pare, i Radford non prestano la minima attenzione ad attivisti, scienziati e giornalisti che suggeriscono che tutti dovrebbero pensare 2 volte alla gravidanza a causa del cambiamento climatico. Condividi questa storia insolita con tutti i tuoi amici e conoscenti. E tu, ti piacerebbe seguire l'esempio dei Radford? Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie.
Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo.